Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Ember the Gamer e questo è il nuovo episodio di Ark. E siamo sul Quetzaltec per nessun motivo apparente, in realtà semplicemente perché fa figo. Dai, guardate quanto è figo, è fighissimo. In realtà, infatti, la missione di oggi non c'entra niente con Quetzaltec. Dobbiamo farci prima di tutto un po' di cosine interessanti. Vi faccio vedere due cose. Jack si è trasformato nell'uomo della palude, come potete vedere. Sì, perché in teoria questo tutino brutto dovrebbe aiutarci a farci individuare meno facilmente dalle bestie. Ora, però, ta-dan, noi gli diamo un bellissimo tocco di classe. Sì, decisamente. Aspetta, fammi rivedere. Mi piace mucho. Questo cappello è un regalo che mi ha fatto Ark, perché me lo sono trovata nell'inventario così, quando sono rientrata in partita. E vabbè, mi piacciono questi regali così, inaspettati, però. Non lo so, molto ben accetti perché danno quel tocco in più di classe a Jack che lo fa sembrare un signore. Eh sì, siamo anche costretti a riaccendere il fabbricatore per farci una cosa interessante che è il GPS. Così possiamo. Ah, questo suono fastidioso, mio Dio! Ah, e volevo farmi giusto anche questo, che dovrebbe essere una specie di lucina da mettere sul fucile. Quindi fate 2 più 2, dai ragazzuoli, mi sto facendo il GPS, quindi mi servono coordinate, la lucina per il buio, il buiume assoluto. Dove staremo mai andando? Ebbene sì ragazzuoli, ce ne andiamo nelle grotte oscure e malefiche di Ark perché voglio catturare una megalania, un varano gigante che ha la possibilità di scalare qualsiasi superficie e che sarà molto molto utile. Allora, mi testo veloce veloce. Ah, il GPS, ok, no, stavo dicendo, oddio, non funziona, cioè, c'era un simbolo strano, ok. Ok, si funge, sì, direi che funge, perfetto, non avevo mai usato il GPS. E mi voglio testare subito anche la lucina sul fucile, vediamo se effettivamente modifica in qualche modo anche esteticamente il fucile. Dov'è? Non vedo la lucina, dove? Aspetta. Ah, aspetta, forse, aspetta, non riesco a inquadrarla bene, ma mi sa che è lì sulla, sì, eccola, è lì sulla punta della canna lunghissima del fucile, ok. Visto che sia a me che a Jack non è che vada proprio tantissimo di andarci a infilare in queste grotte umide e oscure, per temporeggiare un po' abbiamo deciso di prepararci le keyball per il piccolo mesopiteco, la piccola scimmietta bellissima da mettere sulla spalla di Jack. Così appunto andiamo a prenderci quella e poi nelle grotte. Ok, è mattina, presto prestissimo e noi abbiamo delle piante volanti sospese. Ok, vabbè, non importa, sono belle, sono decorative. Ora andiamo a caccia del mesopiteco, che dovrebbe essere tipo un po' ovunque sparso per l'isola di Ark. Ok, forse questa non è la zona più adatta dove cercare un mesopiteco. Guarda le bestie, guarda il casino, ma povero Stego, lo stanno attaccando tutti, ma hanno beccato anche noi? No, no, non mi sembra, ok. Ma vabbè, ma guarda, c'è di tutto, che posto brutto. E si è scoperto che in realtà il mesopiteco non si trova proprio ovunque sull'isola. Cioè, noi la stiamo cercando da tanto tempo. Cioè, vi ho risparmiato tutte le riprese della ricerca perché è stata interminabile. E quindi niente, ora proviamo ad andare sull'isola dove, vicino dove abbiamo la base marittima. E qui spero di trovare qualcosa. Mi sono già girata un sacco di isolotti, dannazione. Dove sarà sto mesopiteco? Dove sarà? Jack, dai, ammettiamolo fra me e te. Noi non vogliamo andarci nelle grotte, questa storia del mesopiteco è stata puramente inventata all'ultimo minuto come scusa pur di ritardare il più possibile il nostro ingresso nelle grotte. Ciao, sei un mesopiteco, no, sei un dilo, scusa, ciao, no, sto cercando altra roba. Se Joe non facesse tutto sto casino, io forse riuscirei anche a individuare il mesopiteco, perché lo sento, ne sento uno. Sento i versetti che fa, ma non lo vedo e Joe continua a gracchiare. Lo sento. Sento i passetti e sento i versi, è qua vicino. Salve, no, lei no, perché non vedo il mesopiteco, dannazione. Ora ci mancano i passi rumorosi del tizio adesso, ma porca miseria. Aspetta che ci allontaniamo un attimo dalla traiettoria, non si sa mai. Aspetta, l'ho visto, fa vedere. Sì, eccolo qui nascosto tra le foglie, ci credo che non lo vedevo. Dove che ripio è? Non si vede. Ah, eccolo, ok, è spuntato, perfetto. Ah, ma livello 13. No, ti prego. Ma non per altro, che ci muore subito questo se ce lo attaccano a livello 13. Oh, che sfortuna incredibile. Va bene. Ascolta, uno c'è. Se non ce lo ammazzano, uno qua c'è. Proviamo a cercarne un altro ancora qualche minuto, poi al massimo si torna qui e ci prendiamo quello 13, che vedevo di.
Allora, io sento i versetti, ma lì c'è un terizino, però qua in giro dovrebbe esserci anche un mesopiteco, perché lo sento i suoi versetti. Ah, tra l'altro non mi ricordo se l'ho già detto, ma Jack con questo tutino in teoria dovrebbe essere meno individuabile dalle bestie, quindi anche il mesopiteco infatti non scappa, anche prima quello 13 non è scappato. Eccolo, lo sento. Non è scappato, speriamo non scappi pure questo, perché in teoria questo tutino versione uomo delle paludi ci dovrebbe aiutare tipo a mimetizzarci con l'ambiente, una cosa del genere. L'ho visto, ok, aspetta, l'ho visto, l'ho sentito, l'ho anche visto. Che cribbio, eh. L'ho visto per un attimo qui, dove. No, ma è compenetrato con la roccia, ma. Però livello 48, è un maschietto livello 48, ok, aspetta, questo lo voglio, dai, che questo ce lo riusciamo a pigliare. Aspetta, oddio, Terizino, lei si avvicina tanto però. Ma neanche il Terizino, cioè, questa tuta mi protegge anche dal Terizino, non sono tanto sicura. E comunque non protegge Joe, quindi facciamo che ce ne andiamo. Cioè, protegge, mimetizza più che proteggere, non è che ci faccia tanta protezione. Guarda come si era avvicinato il Terizino. Mamma mia, come sono incazzose ste bestie. Allora, so che su Ark non bisogna mai dirlo, ma qua mi sembra una zona abbastanza tranquilla dove mollare e addomesticarci la scimmia che fugge. Perché fugge? No, ma scusa, tu non dovresti fuggire. Io sono vestita uomo dalla palude, cioè Jack è vestito in stile uomo dalla palude e tu non dovresti fuggire. Ah, forse Joe l'ha spaventata? Il fatto di averla acchiappata l'ha fatta spaventare. Ma sono Bunny Dodo? No, no, scusa, quelli sono Bunny Dodo? Ma, Ark, Pasqua è passata da un pochino. Sì, sono Bunny Dodo, ma che ci fate ancora qui? Ma ragazzi, c'è anche stato un aggiorno. Vabbè, io un ovetto me lo piglio, non si sa mai. Tanto per una sorpresa, ogni tanto non fa schifo. Vabbè, aspetta, allora intanto mi addomestico. Ok. E la Kibble, il potere della Kibble. Quanto poco ci metteremo ad addomesticare sta piccola scimmietta. Va bene. Benissimo, sono molto contenta così. Comunque, Ark, sì, Pasqua è passata da un pochino. Un pochino tanto, in realtà, ormai. Quindi, voglio dire, non so che cacchio c'entrino. Bunny Dodo, guarda quanti ce n'è, peraltro, cribbio. Dai, addomesticamento finito. Niente, l'addomesticamento flash, il più veloce di tutta la vita. E io lo chiamo subito Mini Jack. No, vabbè, no, dai, Mini Jack, no, facciamo che lo chiamiamo Mini Me, che è meglio. Però, Mini Me, dai, Jack, questo è il tuo Mini Me. Oh, che bellissimo. Dove va, Mini Me? Minimè, dove fuggi? Torna qui. Ciao. Ciao, piccolo. Fatti vedere bene, bene. Guarda la somiglianza con Jack, che guarda sempre il cielo con questo sguardo per. Oddio. Aspetta, l'ho preso? Non ho capito se l'ho preso sul. Sì, ok. No, vabbè. Jack il suo minimè. Oddio, che tenerezza. Ma quanto siete bellini insieme. Jack non è molto contento di questa cosa. Dai, Jack, è carinissimo. E guarda quanti ovetti, ma porca miseria. Io non ho parole. Ma perché ci sono ancora i Bunny Dodo? C'è anche stato un aggiornamento nel mentre. Cioè, boh, non capisco. Cioè, per Ark è sempre Pasqua. Va bene, ok. Oh, e siamo tornati a casetta. Che bello. Quindi ora non abbiamo più scuse per andare a prendere la Megalania nelle grotte, vero? Va bene, allora intanto tu, Minime, state un attimo lì. Io voglio andare a controllare una cosa, perché io ho messo i Dodo in Wandering per farli uscire dal capanno dopo l'episodio di Pasqua. Però non ricordo di aver visto Bunny Dodo, quindi aspetta. Ma cioè, io non ho Bunny Dodo, ma ho una scritta rossa. Oddio, è nato un cucciolo. Cioè, tu sei un cucciolo lì, lo stai covando, non ti capisco. No, mi sa che è un cucciolo, ma porca miseria. Beh, giustamente li ho messi in wandering senza pensare alle conseguenze. Vedi quando non si pensa alle proprie azioni? Sì, questo è un mini dodo. Mini dodo che non so come è nato, si è schiuso e ha fatto anche in tempo. È riuscito anche a sopravvivere da solo. No, vabbè, sei forterrimo. Ragazzi, state fermi un attimo e zitti, vi odio. No, ora li metto di nuovo tutti in fermi tutti, non muovetevi, non respirate perché sono insopportabili. Guarda come si muovono in maniera sconclusionata. Questo cucciolo, vi giuro, non so come ha fatto a sopravvivere da solo. Va bene. Ok, non importa, me ne farò una ragione. Adesso mi devo sbattere a togliere il wandering a tutti. Ma chissà nel frattempo quante uovine mi hanno fatto e quanti se ne sono schiuse e sono anche morte. Boh, vabbè. Oh, mamma mia. Ok, non abbiamo più scuse per temporeggiare. Vediamo di farci quell'intruglio strano che in teoria, se ce lo spruzziamo addosso, ci impedisce di essere individuati nelle grotte da artropleure e roba brutta. Ah, ma serve o pelliccia o capelli? Ma io pelliccia non ne ho. Io pensavo servisse la pelle. Aspetta, vado a prendere le forbici e. Jack, non avevamo detto in effetti che i capelli erano troppo lunghi, bisognava dare una spuntatina. Ecco, dai, guarda, ci abbiamo l'occasione. No, lo giuro, ragazzi, non è una scusa. Ero davvero sicura che servisse la pelle invece di pelliccia e capelli. Ok, va bene. Non importa, andiamo dal parrucchiere, Jack. Sei contento? Sei contento? Cavolo, dovrei andarci anch'io dal parrucchiere, in effetti. Ok.
Funzioni? Ok, sì. Niente, il capello lungo che c'è. Jack, facciamo che lo accorciamo tanto, tanto, tanto più tanto, no? Aspetta, così, no, non voglio lasciarlo proprio del tutto sprovvisto di capelli. Ok. Gioco? Gioco, io ho cliccato. Ah, non funzionano più le forbici. Però abbiamo recuperato un po' di capelli, ma le forbici sono rotte. Va bene, ora le andiamo a aggiustare. Che bello. Che poi Ark, mi devi anche spiegare che cacchio c'entrano i capelli nell'intruglio strano che ci stiamo andando a fare per non essere individuati dalle bestie brutte striscianti nelle caverne. Non mi ricordo se funziona anche contro la Megalania, cioè che la Megalania non ci individua facilmente se ci spruzziamo sta roba. Però mi sembra di sì, mi sembra di sì. Jack, diamo ancora una spuntatina, vediamo se riusciamo ad accorciarli ancora un po'. Poi al massimo ci accorciamo anche la barba, che tanto male non ci fa. No, 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 non voglio tagli stra. No, che taglio è questo? Scusa, no, facciamo che gli accorciamo semplicemente ancora un po' i capelli. Ok. Mi ha dato. No, non mi ha dato altri capelli. Vabbè, non so quanti ne usciranno. Ora vediamo un attimino. Ci aggiungiamo i capelli qua e vediamo quanti intrugli ne escono. Mi sa, un, due, due. No, me ne servono di più. Dannazione, due mi sa che sono un po' troppo pochi. Ho paura che non mi bastino. Aspetta, aspetta, ma ora che ci penso, noi avevamo dei capelli di Jack conservati in modalità serial killer nel baule. Sì, eccoli qua. E sono anche tanti. Ok, perfetto, dai, dovremmo essere a posto. Sì, mi ricordo che avevamo conservato i capelli di Jack nel baule, come non so se a voi l'hanno mai fatto le vostre mamme, ma mia madre quando ero piccola mi faceva la treccia, poi mi tagliava i capelli e conserva tutt'oggi le trecce. È una cosa incredibilmente inquietante. Conservati in un baule, proprio tipo serial killer. Che paura. No, scusa, ma quello è un bagnidodo. No, no, aspetta, aspetta. Aspetta. Che sei un po' arrabbiato. No, aspetta, scusa, ma allora io durante l'episodio, gli eventi pasquali di Archie, io non sono purtroppo riuscita ad acchiappare nessun bagnidodo. Che in teoria mi fa le uova che mi colorano i dinosauri. Quindi lo voglio testare tipo subito. Ebbene sì, io e Jack lo ammettiamo, stiamo ancora temporeggiando perché nelle grotte non ci vogliamo andare. Però, ragazzi, quando. Cioè, devo aspettare un anno prima che mi ricapiti in bagnidodo. Ne voglio un attimo approfittare, già che Archie. Che c'ha sto bug incredibile e mi fa spuntare le robe pasquali. E il vincitore per i nostri test con il primo ovetto che cambia colore è il Carno. Vediamo su. Oh, ciao Carno! Sei tutto rosa, ma. Scusa, non mi ricordo se sei maschio. Ah, sei femmina. Ok, dai, allora ci sta anche bene. Verde, rosa, violacea. No, vabbè, che carino, ok. Ora devo andare a raccogliere altre ovette. Devo colorare tipo tutti i dinosauri. Tutti, tutti, tutti. Non me ne voglio far sfuggire uno. Bannidodo, lei dov'è? Ah, bene, è incastrato là in fondo. Ottimo. Ok, che il prossimo, prossima vittima. Castoro, Castoro. Sì, decisamente Castoro. Ciao, piccolo Castoro. Aspetta, poco poco, che ti cambio il colore. Quale scelgo? Quale scelgo? Oddio, oddio. Oddio, come sono contenta. Mi sento di nuovo bimba Pasqua, ma che bello. Ok, totalmente fuori stagione, ma non importa. No, vabbè. No, vabbè, ma sei carinissima. Ok, mi servono altre vittime. Altre vittime per i nostri esperimenti artistici, che bello. Dolce piccola grossa Quetzal, mi dispiace, ma tu sarai la nostra prossima vittima. Ok, vediamo, vediamo. Guarda, non guardo neanche più che colori sono, li voglio scoprire all'ultimo. Aspetta, mi prendo anche i narcotici. Oh, no, vabbè, sei tipo gialla fosforescente. Oh mio Dio, rosa e gialla, vabbè. No, c'è troppa luce, non si vede bene, però dai, l'abbiamo visto più o meno. Caro T-Rex, lo so che non sei d'accordo, ma a me non me ne frega una beniamata cippa e io ti voglio fare tutto colorato. Vediamo un pochino di che colore ci vieni. No, vabbè, bianchino con la cristina verde là in cima. Oh, ma che carino, ma che stiloso che sei. Ok, me ne servono altri. Ui, pronto, i pronto. No, vabbè, dipingiamo i pronto, ragazzi, cioè, ma scherziamo subito, subito. Oh mio Dio, chissà che belli che vengono con tutte le. No, vabbè, oh. Sì, noi stiamo perdendo tempo, ragazzi, ma perdonatemi, ne vale la pena. Scusate, io questa funzionalità di Pasqua non l'avevo testata. Oh, ma ciao! Oh, ma sempre rose e gialli vengono. Cioè, aspetta, non ho capito. È un rosa un po' tipo acido, un verde acido più che altro, aspetta. È un giallino rosato. Boh, non lo so, non mi entusiasma. Proviamo con quest'altro. Filiberto, eri tu? Sì, ciao Filiberto. Scusa Filiberto, ma testo un ovetto pure su di te. Vediamo, vediamo. Ma poi mi sembrano che alla fine vengono sempre gli stessi colori, anche se in teoria dovrebbero essere mischiati in modo diverso. Ah, no, questo è più rosa e grigio, ha mantenuto il colore originale con qualche sfumatura di rosa, non qualche sfumatura di grigio, nessun riferimento. Ok, Jack, non me ne frega una mazza che c'hai sete, te lo giuro, non me ne frega proprio niente. Vediamo un attimino quest'altro, aspetta, voglio provare un altro colore, vediamo.
No, vabbè, ma che figo! Bianco con queste sfumature rosacee. No, vabbè, fighissimo. Che bello, che bello. Ok, giuro, tra poco la smetto. Ne provo ancora due o tre. Solo due o tre, ve lo giuro, però li devo provare. Scusate, mi sto divertendo troppo. Oh mio Dio. Ok, dai, dai, benedetti bug di Hulk. No, Terizino, Terizino, ma come sei figo. Ok, aspetta, ti voglio vedere meglio. Fammi prendere la sellina da questo. Sì, è vero che ne avevo fatta solo una di selle e poi c'erano nati 1000 terizinosauri, vabbè. No, ma guarda che... No, vabbè, ma quanto sei stiloso. Cioè, caro il mio terizino, sei troppo figo, sei troppo stiloso. Cioè, giallo, viola e verde. No, vabbè, tipo i miei colori preferiti. Stai scherzando, sei bellissimo. Sei bellissimissimo, oh mio Dio. Che gioia questi episodi, che gioia. Io pensavo di andarmi a infilare negli antri oscuri delle grotte, invece con loro dinosauri. Ah, che bellissimo cambio di piano. Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Mi dispiace tanto tanto, ma ci passi pure tu questa storia dei colori, mo. Allora, a Romeo abbiamo dato un ovetto che potenzia tipo la velocità e in alto a destra infatti c'è l'indicatore di quanto dura la velocità e il cambio colore invece tipo delle striature turchesi, boh, niente di che, bro, dai, sei carino. E cosa? Stai calmo, Lillo, stai calmo. È inutile che fai così, cambio il colore anche a te, basta, sei l'ultimo della mia lista di vittime. Vediamo di che colore ci viene. E quanto verde, oh, quanto verde, hai vinto tutto. Lillo, quanto verde, tu per me hai vinto. Ma perché slasha tutto, Ark? No, vabbè, non mi faccio più domande. No, vabbè, ma guarda che bello. No, ma è bellissimo. È bellissimo. Aspetta, seguimi che ti voglio vedere molto, molto meglio. Fa vedere. Oh mio Dio, oh mio Dio. Allora, sembra una bestia infetta con questo verde un po' tanto fosforescente. Però è bellissimo. Però è tanto, tanto bellissimo. Ok, lo so, inizio episodio, le premesse erano tanto, tanto diverse. Mi dispiace, ragazzuoli. Però lo giuro, adesso la smetto e andiamo nelle grotte. Jack. Respiro profondo, ci facciamo coraggio e andiamo nelle grotte. Non ne abbiamo voglia, ma non importa, lo facciamo. Ok, dai, noi siamo super attrezzati. Abbiamo acqua, cibo, narcotici, GPS, abbiamo tutto. Ce la possiamo fare, Jack. Forza e coraggio, ce la possiamo fare. Va bene, ragazzoli, allora per oggi vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione. E noi ci. Cioè, Joe vi saluta cagando. E noi ci vediamo al prossimo episodio. E giuro, andremo a catturare la Megalania. Baci e abbracci a tutti. Ciao, ciao.